Ragazze, sono appena tornata da Lidl, oggi è lunedì, mio giorno libero, scusate la conduzione struccata, ma sto per farmi i trattamenti al viso, quindi non sono stata a truccarmi per uscire, tornare, struccarmi, risistemarmi, non fateci caso. Allora, ho speso 35,71 euro, ho preso, vado in ordine con lo scontrino, piantine di fragole, 4,99 euro, me ne sono accorta adesso ce n'è una qua che sta schiattando, speriamo che sia solo per la questione acqua, comunque le altre sono molto carine. L'anno scorso io e Angelica abbiamo piantato queste, ne sono nate abbastanza. Quest'anno ci riproviamo perché lei ha voglia di curarle, piantarle, dargli l'acqua, vuole le sue piantine. Quindi ho detto perché non prenderle? Certo che con 5 euro ne mangiavamo forse di più di quelle, se le fossi andate a comprare, spero quelle che nasceranno qua. Comunque, vabbè. Va bene, 4,99. Poi ho preso una confezione grande di scotch a 1,99 euro, perché tanto vi faccio vedere anche le cose che c'erano in offerta. Ci tornerò giovedì, perché giovedì c'è il correttore delle Maybelline Anti-Age, tre cose interessanti che mi servono da tenere in casa di scorta, sperando di trovare la mia colorazione. Scotch, questi rotolini di scotch sono 15 mm per 10 metri, sono 10 rotolini, 1,99 euro. Oddio, cos'è sto kit? Questo kit di scontrino, non ho capito cosa sia, andiamo avanti, ve lo faccio vedere dopo. Poi, wafer alla nocciola, eccole qua, 99 centesimi, wafer alla nocciola, 99 centesimi, quelli col patacchino arancione, 5 pratiche confezioni ricchi di farcitura, ce ne sono dentro appunto 5. Comode se si va al parco, se va da qualche parte, se vuole portarsi dietro dei biscotti per la colazione, si fa colazione in giro, magari non so, a me capita quando si vanno a fare gli esami del sangue, che quando torno mi fermo ma mi porto in macchina a colazione, perché io odio fare colazione al bar perché non riesco a digerire le paste che ci sono, faccio fatica. Poi, sempre scontato, no, vediamo cosa dice qua, sapone Sambuco, 89 centesimi. Scusate un attimo, sapone 89 centesimi, sapone Sambuco, ma cos'è sapone Sambuco? Questo forse? A mirtillo, pensavo fosse mirtillo, vero? Vediamo, sapone, sì, Sambuco, il sapone liquido permane arricchito con glicerina, deterge delicatamente, reidrata la pelle giorno dopo giorno, adatto per uso quotidiano, tollerabilità cutanea dermatologicamente testata. 500 ml di prodotto, di solito questi hanno una profumazione molto buona, quindi l'ho voluto prendere da lasciare come sapone mani naturalmente in bagno. Io a 59 centesimi ho preso questi yogurt qui con senza lattosio che sono la mia merenda, io li mangio con dentro il succo d'agave e la frutta secca. Non ho trovato il succo d'agave da Lidl, lo devo andare a prendere allo Spin, ma non ho tempo di passarci, quindi è il momento di metterò magari un po' di miele, perché mangiati così con la frutta dentro secca non mi piace. Ringrazio le ragazze che mi avevano consigliato il succo d'agave il succo d'agave di Eurospin. Poi ho preso della Kinder, il Kinder cereali a 2,99 euro, questi qui che sono 9 Kinder cereali. Poi L'Oreal il Vivo, ecco, a 4,59 euro, praticamente scontato del 50% rispetto all'antichità, forse più. Ho preso il Wonder Water, questo qua è un prodotto che uso per disiccare i capelli ad Angelica, è un balsamo lamellare, trasformazione immediata. Ne ho fatto un video, se mi ricordo ve lo lascio qui sotto, dove vi ho parlato di tutta la linea in passato, vi ho parlato di tutta la linea della Dream Long di Elviva, quindi se vi va andatelo a vedere. Ne ho fatto uno specifico, mi sembra, su questo e uno su tutta la linea, se mi ricordo bene. Poi, 4,59 euro. Un pacco, 3,60 euro, ho comprato questo pacco doppio di assorbenti della Lines, quindi sono quelli lavabili, mi vengono anche relativamente poco, quindi questi qua sono quelli lunghi con ali, lo uso di notte, vabbè, l'ho preso così, di aver di scorta. Poi sapone, no, ecco, sempre a 89 centesimi ho preso il sapone, questo 89, ma non è questo? Sì, vediamo, maracuja e cocco, questo qua, questo costa 89, perché l'altro costa 99?
No, non è vero, costa 89 anche l'altro. Mi sembrate ricordare che costassero in passato 99. Boh, fatemi sapere voi, ragazze. Questo qua è il cocco. Di solito sono buoni, vediamo. Il migliore credo che sia quello che c'era l'anno scorso, la mela verde, e anche un altro con un'altra profumazione che adesso non ricordo. Poi barrette Kinder cioccolato 2,49 euro, ho preso queste qui, però poco di più c'era anche quelle che pagandole non so 3,59, 4,59, non mi ricordo, c'era anche un metro di barrette. Vediamo la prossima volta. Poi mi è sta, ecco, vedete, anche questa volta ho preso la bibita e non me l'hanno scontata. Anche l'altra volta l'ho presa e non me l'hanno scontata. Prossima volta che vado glielo dirò. Che palle però voi di Lido, eh? Cioè, la carta l'ho passata, sono sicura. Vediamo se sotto parla della carta. Boh, come si fa a capire se hanno messo la carta o no? Non lo so. Comunque roba che non era, che c'era solo il coupon con la carta, non l'ho preso. Comunque adesso giovedì ci vado, glielo dico. Bibita cassata, 39 centesimi, questa qua di City. Buona, l'ho già presa in passato, comunque 39 centesimi, non mi rovinerò. E poi ho preso, ah, ecco cos'erano, i Cat Bunnies, questi qua, i Kit Kat a forma di coniglietto, vedete? Erano da Lidl in offerta 1,89, li ho trovati con un ulteriore 30%, l'ho pagato 1,32 euro. Ce ne sono dentro tre coniglietti, questi qua. Ultimo, una crema per mia mamma. Che lei mi ha chiesto se gli potevo prendere questa qua, della L'Oreal. Lei è fissata con la sua crema, non la lascerà per nulla al mondo, perché è l'unica che dice che gli fa qualcosa. Non sono ancora riuscita a fargli provare niente di oltre il sole, se non la Megericola, che quella gli è piaciuta tantissimo. Speriamo si converta. Revitalift Laser 3, trattamento profondo, anti-età, giorno, corregge, identifica e rimodella acido ialuronico e proxiloxane, no, proxilane, concentrato al 3%, età 40 più. Mia mamma dovrebbe usare l'altra linea, quella Age Rich, mi sembra che si chiami, però dice che secondo lei è più performante questa, 9,99 euro invece di, non lo so, erano nascoste vicino alle casse, 9,99, dopo gliela porto. Quindi ragazze, questa è la mia spesuccia, se mi ricordo vi metto allora nel box informazioni il link per arrivare a questo prodotto. Vi ricordo che è uscito ieri il video dei Mai più senza di oltre sole, se vi fa va di andare a darci un'occhiata, fatemi sapere se anche a voi capita il piacevole inconveniente che quando vi arriva un prodotto coupon non passa. A me è venuto il dubbio che non passi perché non sia passata la carta. Io l'ho passata in casa, ho fatto il solito suono. Volevo vedere se nello scontrino si capiva. No, qui non si capisce. Boh. Vabbè, prossima volta ci controllo quando sono là. Ormai che due palle, però, ragazze, cioè, detto come va detta. Va bene. Niente, io vi mando un bacione, ci sentiamo presto. Giovedì ci andiamo, che c'è, che voglio prendere il correttore della Instant Anti-Age, sperando che ci sia la mia colorazione. Poi c'è anche il bifasico struccante della L'Oreal, per il trucco waterproof. Molto interessante, ho visto che ci sono i set di canovacci. 10 canovacci credo a 11 euro, non sono male. Vediamo se quando finisce il periodo del sconto, nel fine settimana, venerdì o lunedì della prossima settimana, li trovo nello sconto buttati là nel 30%. Spero di sì, perché li vorrei prendere. Le cose che voglio prendere per forza le prendo subito, hanno lo sconto e le prendo al volo. Mentre le cose che vorrei prendere, ma non sono convinta al 100%, oppure ce le ho ma non ho particolare fretta, aspetto che vadano nel reparto dove c'è magari lo sconto del 30%, insomma, così risparmio un pochino. Da me è abbastanza fornito. Mi dicevano alcune ragazze che da loro questo rapporto, questo repartino dove c'è il 30% di sconto non c'è. In realtà da me non è che sia un vero e proprio diciamo reparto. Ci sono tre punti del negozio dove ci sono in uno ci sono magari prodotti più beauty, nell'altro magari ci sono più prodottini per ad abbigliamento, e nell'altro un mix tra le cose che non sono né abbigliamento né beauty, magari attrezzi o cose varie. Niente ragazze, questo è tutto. Vi do le solite raccomandazioni che sono fatemi sapere nel vostro Lidl se c'è questo repertino, se trovate a volte cose interessanti. Io speravo di trovarci delle pastine per la colazione oggi, ma non le ho trovate. Comunque
Comunque, condividete il video sui vostri social, mi volete aiutare a crescere, lasciatemi un like, un commento qua sotto come fa sempre piacere e niente, ci sentiamo presto, qui sotto nella box informazioni ci sono i miei recapiti, i miei link per seguirvi sugli altri social. Ciao a tutte, ci vediamo giovedì!